I consumatori potrebbero pagare 271 pound in più all'anno per il cibo. Ma partiamo subito con l'inflazione, perché secondo una nuova ricerca le famiglie potrebbero pagare addirittura 300 pound in più all'anno per mangiare. Giulia Carrara. Secondo una ricerca, la spesa alimentare media potrebbe aumentare di 271 pound quest'anno, poiché i prezzi continuano a salire. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 5,9% ad aprile rispetto a un anno fa, il più grande aumento da dicembre 2011, secondo la società di ricerca Kantar, che conferma come gli acquirenti si stiano rivolgendo ai rivenditori discount Aldi e Lidl, mentre cresce la pressione sui budget familiari. I problemi della catena di approvvigionamento, la guerra in Ucraina, l'aumento dei costi delle materie prime stanno contribuendo all'impennata dei prezzi dei generi alimentari. Fraser McKevitt, Head of Retail and Consumer Insight di Kantar, ha dichiarato: la famiglia media sarà ora esposta a un potenziale spesa extra di 271 pound all'anno e molto di questo sta accadendo su elementi essenziali, non discrezionali e quotidiani che si rivelano difficili da ridurre man mano che i budget sono ridotti. Aldi è stato il rivenditore in più rapida crescita, con le sue vendite in aumento del 4,2% nelle 12 settimane fino al 17 aprile, poi Lidl che è salito del 4%. Più di 1 milione di acquirenti in più hanno visitato rispettivamente i due rivenditori rispetto all'anno scorso, ottenendo entrambi quote di mercato da record, secondo Kantar. Tesco è stato l'unico altro rivenditore ad aumentare la propria quota di mercato, crescendo dello 0,3 punti percentuali al 27,3% delle vendite totali di generi alimentari. Sainsbury ora rappresenta il 15% del mercato, seguito da Asda al 14,1% e Morrison al 9,5%. Il dato di Aldi si attesta all'8,8%, mentre la Lidl al 6,6%. Morrison e Asda hanno entrambi perso clienti a causa di Aldi e Lidl. Hanno affermato quindi di voler tagliare i prezzi su centinaia di prodotti. L'inflazione nel Regno Unito sta aumentando al ritmo più veloce negli ultimi 30 anni, mentre per la prima volta da quando è iniziata la pandemia le vendite dei supermercati sono in calo dello 0,6% rispetto a 2 anni fa. Martedì Primark ha avvertito che avrebbe dovuto introdurre aumenti di prezzi selettivi. Il mese scorso il rivenditore Next ha anche affermato che i suoi prezzi per gli articoli per la casa aumenteranno del 13% e i prezzi della moda aumenteranno del 6,5% nella seconda metà di quest'anno. Giulia Carrara per Italy Today UK.